Bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio di Cucciolosamente Piper. Questo, ragazzi, è un episodio, vi dico subito, un po' particolare, diciamo. Mh, perché. Uh, siamo di nuovo in clinica, vabbè, lo potete vedere da, da voi Però io ehm, manderò in pausa, ragazzi, anche questa serie Dico anche questa serie perché Per chi non seguisse, ovviamente, eh, per esempio la, la serie di, mh, di Casa Suppli Anche quella serie è andata comunque in pausa E sì, ragazzi, ci tengo a mettere in pausa anche questa Perché comunque, ehm, diciamo che eh, ho un progetto che vi illustrerò ovviamente in un altro video a parte e quindi vorrei dare un po' di spazio a quello, quindi ho deciso di concludere, diciamo, questa prima stagione, anche perché sono arrivata al punto che avevo immaginato per terminare questa prima stagione, io ci tenevo uh -huh. eh, che Piper, diciamo, eh, ottenesse il massimo dell'abilità di veterinaria, perché come vi avevo già detto tempo fa, eh, dovrebbe trasferirsi da casa sua, dovrebbe mh, Uh, avere comunque dei cambiamenti importanti quindi uh, sì direi che siamo arrivate a un buon punto per mettere in pausa la serie per un po' ovviamente come, come ho già detto per i suppli, non resteranno in pausa per uh, tanto tempo ci tengo ovviamente a dirlo uh, però sento proprio il bisogno di dedicare saluto al paziente caro di dedicare del tempo ecco a questo nuovo progetto io spero con tutto il cuore che vi piacerà. Però, intanto occupiamoci della clinica. Perché tutto è iniziato con. Ehm, così. comunque con questa Con questa espansione di cani e gatti, ragazzi. E quindi quale modo migliore per. Cosa state facendo? Va bene, ma perché stai parlando con lei? Scusami, vabbè. Eh, quale modo migliore, ragazzi, eh, se non concludere qui? Allora. Fai altri dolcetti per favore, tesoro. Basta così. Quindi, uh, vediamo se qualcun altro arriva. Perché per il momento abbiamo un solo paziente. Oh, tesoro, fai una cosa tu: produci postazione chirurgica, erbagatta e produci. anche questo. Oh, dunque: esame. Ascolta il cuore, facciamo anche. ascolta il respiro. Perché ragazzi, poi fondamentalmente, al di là di Piper, sono tutti un po' in una situazione, no? Fra virgolette, particolare. Abbiamo visto nello scorso episodio che il nostro Andrea non ha un rapporto proprio tanto sereno con, ehm, con suo marito. Theodore sta un po' fra virgolette in questo limbo. Nel senso, non sappiamo se provi o meno un interesse per Andrea, ragazzi. La nostra Piper, vabbè, abbiamo visto, ha ottenuto... Ha sviluppato, no? Diciamo che ha finito il suo... Chiamiamolo tirocinio, ma non era neanche poi un tirocinio, ragazzi, perché... Per gestire una clinica veterinaria già da sola. Però ha finito, ecco... Questa prima... Questa sua prima esperienza, diciamo. Ehm, sta passando a un livello, ecco, superiore. Adesso è proprio un veterinario esperto... Ci sei anche tu tesoro bene. E per quanto riguarda Elena eh, ragazzi, sappiamo che è innamorata di qualcuno che... È Colin, che però ragazzi ha una relazione con chi? Fra tanti proprio con sua madre. Quindi diciamo che tutti i nostri protagonisti, perché per me sì, padre è la protagonista, ma in realtà tutti sono protagonisti, sono un po' incasinati, ecco. E la clinica ragazzi, ben presto, come potete vedere, eh, si popola proprio. E al solito chi c'è? Lui. Ragazzi, Lorenzo non manca mai. E secondo me stavolta uh, lo vorrà, come dire, accogliere proprio lui. Perché... Um, secondo me un po' gli gira il pelo. Um, perché Lorenzo si trova di nuovo qui, ragazzi. Cioè, immagino di sì. Sì, cioè lei, l'immancabile, notare che lei è sempre presente perennemente, ragazzi. Vive qui. Sappiamo, dovremmo, mh, tipo, affittarle una stanza. Secondo me, perché obiettivamente lei vive qui. Ok, il mio cane Wally gode di buona salute, ma è giunto il momento della visita di controllo. Va bene, facciamo sta visita di controllo. Tesoro, tu lascia stare qualcosa. Perché vorrei tanto che... Eh, cosa ci fai ancora qui? Immaginiamo, no? Eh, che pensi che sono venuto qui per me? Saluta il paziente, saluta sta tizia che è arrivata adesso eppure già sta, sta già sbroccando. Perché voi litigate? No, beh, ragazzi, la clinica della follia eh, oggi, eh? Iniziamo molto male. Pai, per tesoro? Non ti dico, guarda, lascia sta. Vieni qua per piacere, vieni. Vieni a salutare calorosamente il paziente. Oddio, stai facendo la fusion, tesoro. Nadia mi fa la fusion, ragazzi. È un macello. Prima di andare in pausa ci voleva un episodio, Un casinatissimo. Allora, esame, sì, abbiamo capito. Uh, facciamo misura la temperatura, va, oh, dunque, mm, cosa sarà? Hai un'ispezione di pelle pelo perché il naso è pulito, la pelle è sana, quindi forse pelle pelo non era necessario, però, controlliamo anche le orecchie, dai. Io immagino, ragazzi, che loro cioè litigino, praticamente, mentre lui sta visitando. Si può sapere cosa ci fai di nuovo qui? Ho trovato questo gattino, va bene? Non è della tua amica, forse? Eh, volevo rendermi utile. Sì, vabbè, lo sappiamo entrambi che è un modo per spiarmi Spiarti? Ma chi ti credi di essere? Certo, come no, ora voglio spiarti Beh sì, in effetti sì, caro Calma il paziente, calma l'animale Anche se l'animale, ragazzi, è veramente orribile da dire Però vabbè E terapia, patato Spray Va bene, allora guarda to. Ecco Vedi dopo questa terapia è guarito E puoi andartene, guardate lui quanto è seccato, ragazzi sì, va bene, ok, sono contento Guarda che è la tua amica che ho fatto un favore Sì, certo, va bene, come no Ora, um, forse è il caso che vai Eh, ragazzi, non... Non va tanto bene tra loro Più che altro perché comunque effettivamente eh... <ride> Lorenzo sta più qui che a casa loro eh, Quindi voglio dire, c'è cioè, da no capire Vieni qua, caro, produci, tavolo da visita Siero rilassante a livello industriale Uh, tu sei qui. Perfetto. Terminiamo anche questa visita, ragazzi, perché direi che è il caso. Odori del, odore dell'alito normale. Bene, ok, la facciamo... Uh, gli occhi, esaminiamo gli occhi. Eh, ragazzi... Teodor non lo sa, ma ha scatenato un inferno in questa coppia. Però, ragazzi, oh, è sano, iniezione preventiva, dai. Però, è anche vera una cosa, ragazzi. Cioè, se il loro rapporto fosse solido, Teodor non poteva, no? In alcun modo, come dire, creare danno, secondo me. Allora. La procedura già in corso, ok. Quindi puoi occupartene tu no? Fermi tutti, fermi perché devo cercare di capire, perfetto, allora. Ci sei tu, tesoro che stai prendendo. Ok, perfetto. Volevo far lavorare. Chi non ha ancora sviluppato però è l'abilità, quindi è un'amica, saluta la paziente, e tu saluta il paziente calorosamente, mentre tu, caro, per favore vieni ad asciugare, sì. Vieni ad asciugare sto schifo perché guarda un delirio. Tu tesoro puoi iniziare a visitare tabù, dai, muoviti però! Dai. Diamoci una mossa, tu ormai dovresti essere più che esperta. Ah, c'è lui, ah, perché c'è lui adesso. Allora, vai qui tesoro, spostati, dai. Forza. Ragazzi, ce la faremo. Fermo qui, fermo qui. Ma chi è? Ma, ma è lei, ragazzi. È Carla. Vero, fermi, è Carla. Eh sì, è Carla. È la mamma. Ragazzi, ogni tanto a turni ce li abbiamo tutti qua. E sì, io direi di iniziare. Con misurare la temperatura. E quindi lei, diciamo che assiste, ragazzi, in questo momento. Perché magari, no? Calma l'animale. Lei ora è il veterinario esperto. Quindi magari si mette qui ed assiste. Siediti. Poi fai uh, le orecchie e pelle e pelo. Tu stai pulendo, ok, tu stai assistendo. Tu, oh, esame, pelle e pelo perché vedo cose strane. E la bocca. Iniziamo così, ragazzi. Sì, lui sta qui. Oh mio Dio! Fermi! Ci sono tutti e due. No, vabbè, ragazzi, ci sono tutti e due. Ordinaria sta cosa. Allora, vieni qua. Saluta il paziente. E tu devi aspettare, cara. Perché, perché sì, è proprio è necessario. Insomma, un po' di attesa, abbiamo pure in amore tabù, e qui c'è poco idillio Dobbiamo darci una mossa. Allora, esame dai. Proviamo a esaminare. Ascoltare il respiro. È un po' agitato. Mm, calma. Chi è che ti chiama tesoro? Fermi. Dicono che lanciare in aria dei pedali di. Ok. No, fermi. Cioè, uh, scusami Fabian. Ma, ma che cattero con Bill! Dicono che lanciare in aria dei pedali al del festival Dillo Porti fortuna ti andrebbe di scoprire se è vero. Ma Fabian, ma vai a quel pero. Oh, che cavolo. Questo già c'è il matrimonio in crisi mistica Ti ci metti pure te. Io non lo so, ragazzi, ma davvero. No, no non ce la posso fare. Guarda che la signora qua sta per sbroccare, quindi datti una mossa. Uh, calmarlo, sì, ma anche sbrigarsi, eh. Intanto andiamo di qua. Oh mio dio, povero! Calmala subito, rassicurala. Qua siamo arrivati alla soluzione. Oh, zampe gravemente elevate! Pratica ogni iniezione, presto. Ma povero. Perfetto. Così poi subentra la nostra che può iniziare a visitare. Diamoci una mossa, ragazzi, eh. Di qua. Controlla le orecchie, dai. Pelo puzzolente, pulci, faranne della bocca, tutto. Povera patata, ma. Ragazzi. Tesoro, ascolta il cuore. Dai, puoi farcela. Sento che a breve arriverai alla soluzione. Ripugnantite, oh. Queste sono le gioie, ragazze. Allora dunque, uh, spreco disinfettante. Vai. Appena hai finito, per favore, inizia a visitare i tabù. Ok, via. Ora tocca a te un po' asciugare come una furia. E cerchiamo, come dire, no? Di occuparci di chi sta aspettando da un po'. Sta già visitando un paziente, ok, perfetto. Allora vieni qui. Saluta il paziente. Sta già visitando un paziente. Abbiamo finito, però. Di visitare, ti prego. Ma come stai già visitando un paziente? Ah, perché giusto, ragazzi, buonanotte, Oppure... Sempre Guardate eh, che ve l'ha lì. Anche lei, vabbè, lo sappiamo com'è, no? Saluta calorosamente, ti prego. Forza! Iniziamo la nostra visita, per favore. Piper, ti prego, però, sbrigati. Oh. Chi c'è? C'è qualcun altro, eh? Allora, devi aspettare. Signore, mi dispiace tanto, ma dobbiamo farci da parte. Allora, dunque. Ce la facciamo, però, ragazzi. Chi sta andando? Lui qui, ok? Tesoro tu? Asciuga come una furia, per favore, non puoi, ok? Va bene, scherzavamo. Scherzavamo, voglio dire, ragazzi. Eh, si scherza, voglio... cioè, normale, no? Oh, Chi è? Stella Patata. Ascolta il cuore e ascolta il respiro. Vorrei capire... Eh, che là, là questi chiacchiere ti prego. Uh, non è il caso di venire al lavoro, capisci? State commettendo una serie di lamate una dopo l'altra. Ma caro passavo da queste parti per buttare l'immondizia. Non è come pensi. Vabbè, certo, come no. Uh, sì, um, cara la mamma. Non è possibile, vabbè. E, um, qui qualcuno sta andando. Io devo capire sta cosa, ragazzi. Perché se noi inizi a visitare Tabù, perché è proprio il caso di visitarlo, sta qua da vent'anni. Eh. Calma il paziente, ovviamente lei vuole assistere perché ragazzi è la sua cucciolotta, ci mancherebbe pure. Quindi forza su. Lei è calmata? Poi esaminiamo la bocca, dai. E gli occhi. Una volta calmata, vediamo se ce la facciamo ragazzi a visitare tabù. Vi prego, iniziamo a visitare tabù, tabù. Ti prego. Sta visita è un tabù davvero. Forza. Ce la faremo mai ragazzi. Vediamo se ce la facciamo perché sta diventando ridicola qua la situazione. Forza. Vi prego. Ti prego Piper. Calmala subito. Lui sta sbroccando con sua madre. Vabbè ragazzi, si sa. Ehm, calmala subito. Dopodiché. Controlla anche le orecchie. E misura la temperatura, perché direi che è il caso. No, vabbè, non ci credo. Dai, ragazzi, non ci credo, ma che è? Vi prego, ma cosa cappero state combinando voi due qua? Io non ho parole, ragazzi, non ho più parole. Forza, stai per arrivare. Oh, ha la soluzione. Terapia. Oh no, patata. Eh bisogna procedere chirurgicamente ragazzi Eh passare alla postazione chirurgica È necessario Sì sì per forza Quindi andiamo alla postazione chirurgica Procedura già in corso Inizio a visitare Dixie Va bene diamoci una mossa Qua ce la faremo mai ragazzi Io temo proprio di no Fai per cara Fai prima a rinunciare Guarda secondo me Perché se continua così Obiettivamente fai prima Inizia a visitare Dixie Andrà tutto bene tesoro ma certo mamma, uh, Diodore è un veterinario straordinario Bene, ok, mi fa tanto piacere Allora dunque Ce la facciamo Interventi, intervento di regolazione della sala di solleticamento del ventre, vai Ragazzi, stiamo invecchiando Soprattutto Piper sta invecchiando, se continua così eh, Ragazzi, Piper mi diventa nonna prima di... Vabbè, senti, uh, ragazzi io ci rinuncio, basta Basta, siediti qua, tesoro. Non si capisce. Cerchiamo di arrivare alla soluzione, qua perché. Allora, tu potresti. Hai qualcuno da visitare? Ecco, fai una cosa. Guarda, vieni qui e saluta il paziente perché direi che è il caso. Vi prego, non iniziate anche voi. Ti prego, Dixie. Torna indietro, Dixie. Ragazzi, è una tragedia. La clinica impazzita si chiamerà questo episodio, ragazzi. Concludiamo con la clinica impazzita, perché veramente qua stanno sbroccando tutti. Io non lo so. Uh, ce la facciamo a visitare. Oh, calmala subito, ti prego. Oh, patata. Notare che sempre piper ha uh, gatti, cani sparsi in giro, ragazzi. Però vi motivi. Io ci riprovo un'ultima volta se continua così, poi mi arrendo, voglio dire, ragazzi, qua. Ce la possiamo fare, dai! Dai, che lei non sa che tu sei qui, caro. Non sa che sei qui. Allora, direi che come esame. Io andrei subito a misurare la temperatura. Perché non credo abbia una temperatura normale e fa un'ispezione di pelle pelo. Come ce la stiamo cavando Calmala subito Rassicura Misura la temperatura anche a lei Esaminale anche gli occhi Tu come va qua? Ari, dai, Sta di nuovo qua No vabbè ora con poldo No vabbè ragazzi non ci posso credere Saluta il paziente calorosamente Piper Non ho parole guarda io non ho più parole Calmala per favore, cerchiamo di finire in fretta questo esame qui. E poi ascolta il respiro, dai. Pello glaciale, temperatura bassa, pelle eccessivamente umida, occhi secchi. Dai, possiamo farcela. Non è vero, non possiamo farcela. Oh, sì, possiamo farcela. Ok, pelo impastato, eh. Prima, ragazzi, il pelo impastato ci ha fatto passare alla postazione chirurgica. Quindi, passa alla postazione chirurgica. E Piper ce la farà poi a venire qui a visitare, tabù? Perché sta diventando una barzelletta, ragazzi. Allora, esame. Ispezione di pelle pelo. E poi calmala. Dopodiché controlla le orecchie. Tu ce la fai davvero, tesoro, stavolta? Oppure dobbiamo rinunciare? Vedi un po' tu. Uh... Oh mio Dio! Stanno chiacchierando col nemico Vabbè ragazzi abbiamo capito eh... Lorenzo ormai è ossessionato da Theodore È l'unica spiegazione possibile eh? Ve lo dico No vabbè eh, Sarà buggata tabù ragazzi Che cosa le devo fare? Fare la presentazione più amichevole Se no proviamo poi a passare a quest'altro tavolo Magari è questo tavolo che le dà fastidio ragazzi Ma che vi devo dire? Come va qui? Oh, Terapia Pratico un'iniezione, vai Perfetto Ciao, è stato bello Uh, raggiunto il livello 7 di veterinaria per Elena E malattia curata Lei è furente, bene, mi fa tanto piacere Senti, fai una cosa, ti prego siediti un secondo qui Anzi, se c'è qualcosa da pulire Tante volte non mi sembra, eh, però... Ah no, non è vero, mi sembra. Asciuga come una furia perché a questo punto Piper ci prova qua. Ragazzi, se non va bene neanche sto tavolo, io non so più cosa dire. Intanto tu hai finito, quindi vieni qui per favore, ricevi la psicopatica perché sì, questa è mappa secondo me, ragazzi. Scusate, ma... Per me lo è. Ce la facciamo, ragazzi, vi prego. Ascolta il cuore. Sì, ciao. Controlla le orecchie, calcola. Hai vissuto qua dentro eh, in, per ore, quindi esamina anche la bocca, mazza che orecchie. Tra parentesi, ragazzi, scusate, ma l'ho notato solo adesso. Respiro l'acqua, cacca color arcobaleno, naso luminoso. Bene, eh, vogliamo ispezionare alito gradevole? Bene, almeno l'alito è gradevole, ragazzi, meno male. Sono gioie quando capitano. bene, ok Naso nucleare, oh, ma chi è che non vorrebbe avere un naso nucleare? Manda via sta paziente, questo non so come fa ad avere ancora tre stelle eh, in capoccia. ha detto tra noi, però Sono sorpresa, allora dunque Cara, fai una cosa, vieni qua, produci Tavolo da visita, vieni qui eh, Tu, come sta andando? Inizia a visitare, dai Ma non è venuto qui per un... Saluta il paziente calorosamente, ovvio no? Eh, salutalo calorosamente, vedi come sarà felice. Uh, lei non lo so, vabbè, chiameremo direttamente la protezione animali. Sì, vabbè, poldo, come no? Ispezione di pelle e pelo e misura la temperatura, mamma mia ragazzi. E controlla anche le orecchie, va. Sai, Andrea mi dice che sei un veterinario molto competente. Quindi, beh, ora è occupato, ma posso occuparmene io, certo. Eh, il tuo piccolino ehm, è in mani sicure. Guarda, che non è venuto qui per Poldo, sta meglio di me. Mm, calma il paziente, vai. Però è buono, Poldo, ragazzi, guardatelo. Questo, Poldo dirà ma qualcuno chiami la protezione animali? Mi usano per venire qui a spiare il. Vabbè raga, oh mamma santa, fermi, fermi. Calmala subito. Eh, non sappiamo ancora? Ma che lui già sa, già sa, è sano, vedete che è sano. La prova ragazzi, che lo porta qui anche quando sta bene. Vabbè, non ho parole. Ragazzi e magari lui dice ma io non, non ho capito perché l'hai portato qui sta benissimo ah sì sai un controllo non è mai troppo eh certo come no eh, terapia dolcetto questa so, sarà la clinica impazzita ragazzi perché direi che non c'è titolo migliore di questo allora vieni qua tesoro saluta il paziente anzi sì vabbè salutalo tu il paziente Caro, potresti venire qui ad asciugare? E anche tu? Sì, anche tu, caro. Uh, vieni qui e saluta calorosamente. Ovviamente, il paziente. Vai per tesoro? Qua è tutto vuoto. Quindi bisogna iniziare a produrre. Dolcetti, vai, facciamo proprio. Così, come va va? Oh, ci perdoni per l'attesa, sa? Molti pazienti, è eh, certo. Uh, sì, prova a riprendere il dolcetto del benessere Ce la facciamo, ragazzi Cosa cappero state facendo? Vabbè Non ho parole Io lo dico sempre che non ho parole Riusciamo a fare la visita? La clinica della follia, ragazzi Questa è la clinica della follia No, allora Puoi accogliere un paziente, per favore? Non Lo devi congedare Vabbè, ragazzi, non ho parole Inizia a visitare, dai, inizia. Oh, dunque, esame. Poi fai l'ispezione di pelle-pelo. Tu ce la stai facendo, caro? Cara, tu quando hai fatto, poi se puoi produrre altro ci fai un favore. Oh, direi che pelle-pelo come minimo e anche la bocca, visto qua. Il dramma, oh mamma santa, calmiamolo, rassicuriamolo. Sappiamo solo che ha le zampe levate, ragazzi. Solo questo, la signora sta per sbroccare, quindi direi di darci una mossa. Misuriamo la temperatura, esaminiamo gli occhi, dai. Oh, ripugnantite, che bello, ragazzi. La ripugnantite, chi non la vorrebbe? Allora dunque, spray, dai. Un po' di sano spray. Uh, anche tu sei... hai raggiunto subito ragazzi, ma ormai sono bravissimi. Malattia curata, tesoro, vai. Produci dolcetti come se non ci fosse un domani. Anche quello dell'ambrosia, dai, perché no? Della decrescita. Della crescita. Mentre i nostri ragazzi invece vanno ad accogliere altri pazienti, perché... È fondamentale, quindi saluta il paziente. E anche tu, qua. Saluta il paziente calorosamente. Abbiamo anche il nostro Colin. Ma tutti qua, state. Fatemi intanto vedere se possiamo in un certo qual modo. Ecco, sì. Ripristinare un po' di roba qua. Sì, abbiamo capito. Questi, no. Perché sono per casa, diciamo. Oh, mettiamo qua. Dai, ecco. Oh mio Dio, questa sta uno, ti prego Chi, chi è il tuo... Sì, io ho capito, ma uh, caro, potresti iniziare la procedura? Eh, ti prego Inizia a visitare, perché qua... Allora, esame, ispezione di pelle e pelo, dovresti farcela subito, subito Esamina anche la bocca, perché... Credo... E potresti essere subito sulla strada giusta In questo modo Che cosa state combinando ragazze? Eh uh, sì Vabbè mm, No, calmare no Esame uh, Ascolta il respiro Mamma mia Orribile Piedini cocenti Ragazzi Sprenti parassitario Vai la signora non ha più pazienza, quindi via, non le addebitiamo il costo del farmaco. È felice? No, è molto infuriata. Quindi è felice neanche per il pelo, ragazzi. Ve lo dico proprio così: diretto: uh... no, prima tutto calma. Ragazzi. Qui abbiamo la clinica nel caos, come sempre. Io direi che a questo punto con i nostri veterinari che continueranno qui a lavorare eh, nonostante le vacanze estive, noi possiamo fermarci qua con questo episodio. Spero vi sia piaciuto perché io, io quando vengo in clinica ragazzi mi diverto sempre tantissimo, eh, mi piace troppo. E quindi spero veramente che sia piaciuto anche a voi. Al solito è caotico, eh, però mi diverto tantissimo e... Non riesco proprio mai a stancarmi di venire qui. Se vi è piaciuto, ragazzi, vi ricordo che. Um, se avete piacere, ovviamente. Potete iscrivervi al canale. Mettere mi piace al video e lasciare dei commenti. Perché quelli mi fanno veramente sempre tanto, ma tanto, ma tanto piacere. Eh, e soprattutto che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, la programmazione del canale, le playlist, ma soprattutto il link al canale dei miei YouTuber che fanno gameplay ma cinema con The Sims 4 e gameplay con la PlayStation 4 e PC. Perciò mi raccomando andate in tutti i loro canali ragazzi, iscrivetevi perché ne vale veramente, veramente, ma veramente la pena. Sono bravi, simpatici, veramente ragazzi andate a iscrivervi perché eh, ne vale la pena e campanelline sempre attive. Perché solo con le campanelline attive ragazzi eh, potrete ricevere una notifica nel momento in cui eh, ecco hai fatto caro sì, si nel momento in cui eh, qualcuno di noi pubblica un, eh, un un video comunque contenuti nel suo canale quindi mi raccomando ragazzi sempre campanelline attive Detto questo, ragazzi, io eh, vi auguro un fantastico fine settimana. Una buona giornata o una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi ricordo che eh, questa serie andrà in pausa per un periodo. Non so di preciso quando la riporterò. Ehm, la riprenderò, ecco. Però non vi preoccupate, perché Piper tornerà. Abbiamo ancora molto da raccontare di questa, di questa serie. Quindi veramente non vi preoccupate, ragazzi, perché. Ehm, Torneremo, torneremo, tutti i nostri veterinari torneranno Le nostre famiglie, le storie di Brindleton Bay torneranno Quindi non vi preoccupate Io ragazzi vi abbraccio forte Spero abbiate apprezzato comunque questa prima, diciamo, stagione Fatemi sapere cosa ne pensate Se vi è piaciuta, ma che è sto piatto qua lo schifo Se vi è piaciuta, se non vi è piaciuta Se ci sono delle cose secondo voi da migliorare eh, Cosa vi aspettate dalla seconda generazione? Um, a livello proprio di trama, di intrecci, di intrighi. Fatemi sapere perché sono sempre curiosissima. Quindi, ragazzi, che dire. Io vi abbraccio forte. Vi ringrazio come sempre. E niente, vi rimando alla seconda stagione, ragazzi. Ovviamente, vi rimando alla seconda stagione. La nostra Piper e tutti gli amici di Bineton Bay vi aspettano. Quindi, no, vi prego, non ci posso credere. Fermi, 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 fermi. Oh, oddio ragazzi, pensavo fosse di nuovo lui. No, non era lui. <ride> pensavo fosse di nuovo Lorenzo. Quindi ragazzi. Ci vediamo alla seconda stagione. Sul Soul Simmers. E non.